Bella ragazzuoli, innanzitutto ci tenevo moltissimo a ringraziarvi tutti per i 50.000 iscritti raggiunti. Regà, stiamo proprio a volare, stiamo a dare in culo a tutti. Questo è il primo speciale, il secondo arriverà la prossima settimana. In più è fatto con mia mamma, una persona molto speciale, quindi ci tengo particolarmente molto che questo video vada bene. Chiedo quindi pertanto se riusciamo a raggiungere i 6.000 mi piace per questo traguardo che abbiamo raggiunto tutti insieme. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi piaccia. Pronto? Oi Ale, dai svegliati che dobbiamo registrare. Cosa? Dai, dobbiamo registrare il fuck. Un fuck. Adesso? Bella regà, come avete capito, oggi a distanza di 9 mesi da quando ho creato il canale ho deciso di portare anch'io mia mamma. Ciao. Che è sto ciao moscio? Ciao. Loro sono abituati, ma a robe, cioè, sostanziose, dure, no a te così moscia, come in figo. Vabbè, comunque, regà, credo che avete capito tutti che andremo a registrare comunque un Q&A, un fuck, come lo volete chiamare. E avevo chiesto delle domande su Instagram, ce ne avete fatte 500, 400 e passa, ma so per te, sei contenta? Molto. La prima domanda ce la fa Davide, un saluto a Davide. Frene, cosa cambieresti di tua mamma? E mamma Frenesi, cosa cambierebbe di suo figlio? Allora, cosa cambierei di mia madre? Un po' tutta, ma... No, dai, scherzo. Boh, forse lei è troppo buona perché a volte lascia correre un po' troppo le cose. Cioè, a volte in realtà mi fa pure comodo, però altre volte un po' me dà fastidio perché... Che me dà fastidio. Vero, ti devo tirare più ciabatte. Mi ritira più ciabatte addosso. Io non cambierei niente, quindi Alessandro. Magari qualche bestemmia in meno. Qualche bestemmia in meno, sì. Giusto quella, guarda. Il resto no, mi Vedi, piace regà, alla fine come sono un bravo figlio. Vero, è. Sì, dai, se lo dice da solo. Eh? Rivolta a te, cosa ne pensi del mondo di YouTube? E rivolta a me, tu cosa ne pensi del futuro di YouTube? Cosa ne pensi di questa piattaforma che hai creata? Penso che è una cosa comunque positiva perché Alza un po' sta voce, ma che il ok, microfono non parla da solo. credo che è una cosa positiva perché ti permette comunque di esprimerti, no? E di farti conoscere e di realizzare magari quelli che sono i più svariati sogni dei giovani, dei ragazzi. Quindi è un modo nuovo di comunicare che magari quelli della nostra età fanno un po' più difficoltà, insomma, a capire, ma nel mondo giovanile sembra che questa cosa sia una cosa utile, insomma. Oh, pure io, regà, la penso così. Rivolta a me è il futuro di YouTube, regà. Penso che comunque finché c'è gente che lo vede, perché comunque sia, credo che ormai YouTube abbia sostituito la televisione sotto tanti aspetti, perché comunque voi avete la possibilità di guardare ciò che volete in qualunque orario e con qualunque mezzo. Anzi, mo te voglio fare io una domanda. Sto crocifisso, Ecco, sapevo. questo qua, mi dici che ci fa in camera mia? Cioè, che è pieno di polvere? No, perché ogni volta mi chiedono perché c'ho sto crocifisso attaccato. Di chi era sto crocifisso? Qua è di una comunione. Però ce l'hai attaccato te là, Sì. perché io non te giuro. Sì, ce l'ho attaccato io. Quindi ecco, raga, risolto pure il problema Sono del attaccato. crocifisso. Che ormai si chiedevano tutti perché c'avevo un crocifisso attaccato in camera. Almeno mo c'hanno pure la risposta. Allora qua me la dicono se hai mai visto un mio video. Lei se li Sì, vede sempre i video miei. ne ho visti quasi tutti. Dopo è un po' più attenta se non bestemmio nei video Esatto, e... ce n'era uno proprio dall'inizio alla fine, era una cosa, però era pure divertente. Lei poi lo sa meglio pure di me. Io la maggior parte delle volte che registro i video, e magari appunto in quasi tutti i video purtroppo bestemmio perché mi scappano, io li registro quasi sempre quando ho casa libera. È Almeno vero. quello cerco sempre di evitare comunque che familiari o altro mi sentano bestemmiare perché comunque so che dà fastidio. Allora, Carmine ci fa una bella domanda. Per mamma Frene, lei considera la generazione attuale una generazione bruciata? E a me, cosa pensi di chi considera questa generazione bruciata? Assolutamente no, non considero questa generazione una generazione bruciata, anzi, io credo molto nel futuro dei giovani. Noi adulti, quindi noi in generale, non abbiamo lasciato, secondo me, un bel mondo a voi. Potevamo fare molto di più. Io credo che lo farete voi giovani. Ne sei tante, ma... Sì,
vabbè. E a me, cosa pensi di chi considera questa generazione bruciata? Boh, io in realtà penso che in sé per sé, cioè, una generazione bruciata, tutte le generazioni sono, ci pensa. C'è sempre la mela marcia nel complesso di tutto. Quindi credo che la generazione bruciata c'è sempre stata fondamentalmente, sia adesso che magari 20 anni fa, 30 anni fa o 40 anni fa. Dipende solo dalla persona a persona. Se uno è forte comunque per dire no e comunque per continuare sulla propria strada e fare bene quello che sta facendo, ok. Se uno invece se vuole sfasciare, vuole fare quello che gli pare, lo può fare sia adesso che tra 30 anni, che fra 50 anni, che sempre. Cioè non è una cosa che adesso è venuta fuori. La cosa di sfasciarsi o bruciarsi, come si vuol dire, ci sarà sempre. Dipende solo dalla persona. Tutto qua. Ah, ma io te l'ho mai detto che so che... No, però per me va bene uguale, che per me ognuno deve vivere la propria vita e l'importante è che uno è felice. Allora, Daniele ci fa una bella domanda. Cosa ne pensi, rivolta a te, del lavoro mio? Lavoro sempre tra molte virgolette. Ce le metto io, regà, perché lei può confermare qua dei soldi se ne erano ben pochi. Da parte mia, ovviamente. Daniele, io penso che questo lavoro, come dice lui, tra virgolette, è una cosa che a lui piace. Quindi se lui è felice di fare questo, tra virgolette, tipo di lavoro, lo faccia pure, ben venga. Soprattutto se poi, come appunto ha detto lui, riesce a estrapolare anche un vostro sorriso, magari in una giornata che è un po' più buia, riesce, diciamo, a farvi anche sorridere. Questa è una cosa bella. Se lui vuole continuare con questo tipo di lavoro, sicuramente non sarò io che gli metterò, insomma, dei limiti. Rivolta a me, e sempre Daniele, era: cosa ti piace dei tuoi fan? Io, regà, penso che di voi in generale, a parte che per chi ci sta da quando ho aperto il canale, penso che lo sa ormai a memoria, che dico sempre che comunque la parola fan o iscritto non è che mi piace così tanto, perché comunque, come io sono una persona, voi siete delle persone, quindi non mi va di trattarvi come fan o come iscritti o come semplicemente numeri. Quindi ve parlo come se sto parlando comunque ad un amico. La cosa che mi piace di più, appunto, di voi in generale è che sapete comprendere i momenti, sapete che quando ho voglia di caricare un video lo carico, perché veramente, ragazzi, ho voglia di caricare quel video. Perché può darsi che il canale sta in attivo 2 settimane. Lo so che a voi fa piacere, ovviamente, che io porti più contenuti sul canale. Però, come sapete, anche dall'altro lato, non mi va di portarvi video se non ho voglia in primis di farli. Quindi risulterebbe anche un video un po' così sciapo. E voi comunque capite, appunto, tutto questo. Quindi è la cosa che mi fa più piacere. Chiudiamo con questa domanda, che è pure molto caruccia. Se vuoi. Come vedresti tuo figlio tra 10 anni e come ti vedrei io tra 10 anni? E io tra 10 anni la vedo, spero, con una persona comunque a fianco, perché è rimasta parecchio sola, tra virgolette, negli ultimi anni. Quindi una persona a fianco, perché comunque i figli non è che ci saranno per sempre. Io, appunto, spero comunque di costruirmi una famiglia e tutto quanto. Mia sorella, credo la stessa cosa. Quindi alla fine il genitore in sé per sé è ovvio che lo andrai a trovare così, però non ci sarai come adesso. Te invece come vedi tra 10 anni? Io tra 10 anni... Morto. No. Anch'io, vabbè, sarei felice di vederlo vicino comunque ad una persona che comunque lo renda felice, e mi auguro che questa persona non lo cambi mai a livello caratteriale, perché Ale mi piace così com'è. È una persona umile, coccolosa e anche scherzosa, cioè a volte, cioè, fa troppo ridere, ma nel senso buono. Ti ringrazio per le belle parole. Raga, io... grazie per la compagnia. Spero che il video vi è piaciuto. Se è così, vi invito magari a lasciare un mi piace. Cerchiamo di arrivare a 6.000 mi piace. Se volete anche rivedere magari mia madre, non so, vi porto a fare una partita a Call of Duty, non lo so. Come li vuoi salutare, sti ragazzi? E ste ragazze? So poche, ma ci stanno. Spero, non so, che di aver dato un qualcosa di mio, che vi sia stato utile. Questa parla troppo. Noi ci vediamo come al solito, non lo so quando. Detto questo, raga, ciao belli. Ciao.